Il Gennargentu, il grande massiccio che domina dal centro dell'isola l'intera Sardegna, dalla Corsica al Golfo di Cagliari, è stato da sempre una sorta di divinità per i sardi, una divinità buona e positiva, costantemente vigile sul destino dei suoi figli. Formatosi nell'era paleozoica, il massiccio comprende le cime più alte della Sardegna, la più elevata delle quali, Punta la Marmora, raggiunge i 1834 metri. L'altezza di queste vette consente abbondanti nevicate invernali e accumuli di neve sino alla primavera inoltrata, non solo per la gioia dei turisti. Il lento sciogliersi di questa bianca coltre permette infatti, oltre al formarsi di spettacolari cascate e di allegri ruscelli, la costituzione di ricche falde freatiche che forniscono acqua fresca e leggera in ogni periodo dell'anno, particolarmente apprezzata quando imperversa la calura estiva. Due dei più importanti fiumi sardi, il Cedrino e il Flumendosa, nascono tra queste montagne che hanno inciso, creando gole profonde e paesaggi ridenti di oleandri multicolori. Lo scisto, la roccia che caratterizza il Gennargentu, produce al sole riflessi argentei che hanno probabilmente determinato il nome di questo gigante buono. Gennargentu, la porta dell'argento.
Il parco del Gennargentu comprende, oltre al massiccio montuoso, altri territori non meno fascinosi che si spingono sino al Golfo di Orosei, per comprendervi una delle più belle e selvagge coste del Mediterraneo che si estende da Santa Maria Navarrese a Calagonone. Qui ha sede la grotta del Bue Marino, notissima soprattutto per la presenza di una rara specie di foca, la foca monaca. Tra il mare e il massiccio del Gennargentu si stagliano bianchi i supramonti, formati da rocce calcareo-dolomitiche, che con la punta Corrasi toccano i 1463 metri. Famosi i supramonti di Olienia di Orgosolo e l'impressionante gola di Sugorropu, posta tra i territori di Urzulei, Dorgali e Orgosolo. Qui il terreno appare più arido a causa del percorso delle acque piovane, che dopo aver lentamente scavato il suolo calcareo si sono incuneate nel terreno scorrendo in cavità sotterranee per riapparire improvvisamente in superficie, come succede a Sucologone in territorio di Oliena. Questa sorgente, con il suo getto di 300 litri al secondo, è la più importante sorgente della Sardegna. Il millenario fluire delle acque su questi terreni calcarei ha creato le famose codule che si spingono sino al mare. Oltre ai canyons e agli inghiottitoi, il carsismo ha creato anche grotte spettacolari, come quelle di Subentu e di Saoche, a Oliena, e di Ispinigoli in territori di Dorgali.
Come si legge in antichi trattati, una volta una fittissima foresta ricopriva tutto il territorio. Poi incendi e tagli sconsiderati hanno ridotto il manto vegetale a poche zone. Sopravvivono nel Supramonte di Orgosolo le uniche foreste intatte d'Italia, mentre sparsi qua e là resistono ancora maestosi esemplari di tasso e di agrifoglio. Numerosissime invece, data anche l'estensione che il parco racchiude, le varietà vegetali a carattere arbustivo. Si va dalle distese di rosmarino selvatico, le cui infiorescenze possono assumere qui uno splendido colore azzurro, ai vari tipi di ginestra, alcuni endemici, della zona. Lo splendido giglio selvatico convive con il cisto, con la ferula gigante e con i tappeti rosso-bianchi di erbetta grassa. Sempre più raro il digitale, ricercato per le sue proprietà medicamentose, mentre la calla può assumere qui uno straordinario colore rosso vinaceo. Rara anche l'euforbia rossa, mentre è più conosciuto il profumo inebriante dell'elicriso dorato. Notissime anche le orchidee selvatiche, mentre l'elleboro è un endemismo locale sardo-corso. Spettacolare a primavera la fioritura della peonia, diventata ormai il simbolo del Gennargentu. Tra questi regni di solitudine, rotta solo dal richiamo del pastore e dai campanacci delle gregge di capre, sopravvivono ancora molte specie di animali selvatici. Difficilmente visibili, tuttavia, all'occhio del visitatore della domenica, che potrà perciò apprezzare i tentativi dell'azienda forestale di Monte Arbu di rendere avvicinabili, fornendo loro di cibo, mufroni e cinghiali.
Bracconieri senza scrupoli hanno poi permesso ad alberghi o case private di poter esporre magnifici esemplari di mufloni, volpi, cinghiali o aquile reali, che tuttavia, per fortuna ancora oggi, continuano a solcare i cieli del Gennargentu con una maestosità senza eguali. Sopravvivono anche, ormai rarissimi, gli astori e gli avvoltoi, mentre una folta colonia di falchi della regina nidifica fra le falesie di Baunei. I mufloni, invece, sono presenti un po' dappertutto nella zona. Mentre i daini, reintrodotti solo di recente, cominciano a ripopolare il parco. Notevole la documentazione sulle passate civiltà che questo territorio ha conservato. Le tracce più antiche della presenza umana nella zona, risalenti a circa 12.500 anni fa, sono state rinvenute nella valle di Lanaittu, in territorio di Oliena. Qui, entro la grotta Corbeddu, sono stati recuperati resti umani di epoche successive, dal Paleolitico superiore al Neolitico medio. Testimonianze di culture preistoriche sono però presenti su tutto il territorio, che abbonda di domus de Janas, dolmen e menhir. L'età del bronzo ha conosciuto anche qui le caratteristiche torri nuragiche con le loro tombe e i villaggi, tra cui famosissimo quello di Serra Orios ad Orgali per i templi a Megaron che riportano alla civiltà greca. Ben conosciuto è anche l'imponente nuraghe Ardasai di Seul. Ma soprattutto, fra i territori di Oliena e Dorgali, famosissimo è il monte Tiscali, ricco di grandiosi paesaggi mozzafiati. Ma la fama di Tiscali è dovuta principalmente al villaggio nuragico edificato sulla cima del monte, entro una cavità naturale che lo rendeva invisibile ai nemici ed in ogni caso, per la sua posizione, quasi imprendibile. Qui i sardi, in condizioni durissime, dovettero resistere a lungo agli invasori romani,
costituendo forse l'ultimo baluardo contro le loro legioni. La strenua lotta per l'indipendenza è stata del resto una costante nella vita di queste fiere popolazioni di montagna. Una lotta che ha consentito loro, tra l'altro, di mantenere molto più a lungo che nel resto della Sardegna i loro costumi e le loro tradizioni che contribuiscono oggi ad accrescere l'interesse verso queste aree. Innumerevoli i riti e le manifestazioni che si svolgono nelle località del parco, spesso del tutto integre nella loro genuinità. Feste dal sapore diverso, dove il canto e la danza ritmano il lavoro quotidiano, confondendosi in uno strano connubio fra le allegre note del ballo. Il parco però stenta a decollare, data l'opposizione di molti paesi compresi nell'area destinata a tale scopo, che hanno intravisto in questo progetto troppi aspetti negativi, come ad esempio il tentativo di imporlo dall'alto. Su queste giuste proteste si sono poi inseriti interessi meno nobili di bracconieri e speculatori e timori infondati, come quello di perdere l'uso del territorio, che hanno contribuito a determinare una netta opposizione al parco, che tuttavia, anche se impone qualche sacrificio, può essere un fattore di grande sviluppo per i territori interessati. Negli Stati Uniti, ad esempio, i parchi visitati annualmente da 200 milioni di persone ricavano il doppio di quanto spendono per la loro gestione. Mentre il Parco d'Abruzzo, con un giro d'affari di 200 miliardi l'anno, ha visto rifiorire i paesi spopolati dall'emigrazione. In Sardegna, tra i paesi del parco, il maggior sviluppo economico si è avuto tra Rizzo e Dorgali,
quelli che da tempo hanno aperto le porte al turismo. Il parco quindi promuove sviluppo e occupazione, sia con la gestione del parco e l'ospitalità, e sia con il sorgere di imprese artigiane, dei trasporti, delle banche e dei servizi in genere. Per il parco del Gennargentu si prevedono 1000 addetti per i lavori iniziali e 100 in pianta stabile, senza contare tutti i posti di lavoro indotti che verranno in seguito. Quindi, è innegabile, il parco può generare ricchezza, ma anche e soprattutto orgoglio di essere stati tra coloro che hanno contribuito a preservare uno degli angoli più suggestivi del nostro pianeta.